Ciao, sono Andrea Lamanna, sono formatore certificato Google e leader GEG Italia da Ferrara, in Italia. Oggi risponderò alla seguente domanda: come posso utilizzare Google Meet per entrare in contatto con gli studenti? Vedremo insieme che l'integrazione di Google Meet in Google Classroom consente agli insegnanti di connettersi senza problemi e di creare esperienze di apprendimento di grande impatto con i loro studenti. Tutto questo eviterà confusione agli studenti su quale collegamento Google Meet utilizzare, perché sarà ben visibile in modo chiaro su Google Classroom. In questo video condividerò i vantaggi dell'utilizzo di Google Meet, tra cui l'abilitazione del collegamento di Google Meet in Google Classroom, l'implementazione dell'apprendimento sincrono. L'integrazione di Google Meet attraverso Google Classroom offre agli insegnanti opportunità di apprendimento sincrono ovunque e semplifica tutte le attività che si svolgono per la loro materia in un unico ambiente. Invece di creare più link di Google Meet al di fuori di Google Classroom, puoi abilitare la riunione direttamente all'interno di Google Classroom facendo clic sul pulsante Impostazioni, scorrere in basso fino a trovare l'icona di Google Meet, fare clic su Genera link di Meet. Se clicchiamo sul menu a discesa, possiamo reimpostare il collegamento. Questo può essere utile per la risoluzione di problemi, se gli insegnanti notano che gli studenti hanno problemi a partecipare alla lezione o che entrano in classe prima dell'insegnante. Possiamo anche rendere visibile questo link agli studenti, oppure renderlo non visibile. Per salvare questa impostazione, ricordiamoci di salvare il tutto con il pulsante Salva in alto a destra. Questa opzione permette agli insegnanti di adottare diverse strategie che portano anche altri aspetti come l'ordine e la disciplina. Abbiamo la possibilità di controllare l'audio e video. Il docente può personalizzare la sorgente del microfono, dell'autoparlante, della videocamera prima di entrare nella lezione con semplicità. Questo permette al docente di predisporre la lezione in modo ottimale e funzionale nei propri corsi di Google Classroom, evitando così problemi di comunicazione con gli studenti. Ci sono altri aspetti importanti di Google Meet attraverso Google Classroom. L'insegnante entra prima degli studenti, può limitare la possibilità di presentare lo schermo agli studenti, disabilitare la chat. Google Meet ha delle funzionalità interattive che migliorano la comunicazione e il coinvolgimento dello studente, avendo una lezione sincrona più efficace tramite il pulsante Alza la mano. Un'altra funzionalità utile per gli insegnanti è Attività, in cui si potranno gestire domande e risposte, gruppi di lavoro e sondaggi direttamente nel Meet disponibile nella versione a pagamento. Ora sappiamo cosa fare in Google Meet con i nostri studenti, abilitare Google Meet in Google Classroom, utilizzare le diverse funzionalità interattive durante la lezione sincrona, permettendoci di stabilire una comunicazione efficace e significativa con i nostri studenti. Grazie.